Signori e signore, bentornati sul mio canale, sono Nico e oggi siamo qui con un nuovo video reaction non ai vostri rap di Spotify ma qualcosa di simile, ovvero al vostro riepilogo di Twitch 2024. Ma prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel like cozzo, iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanellina e da lunedì a sabato alle ore 21 mi raccomando non mancate il live su Twitch. Detto ciò, buona visione. Allora signori, siamo sul mio Discord, link in descrizione, e vi avevo messo poco fa una storia su Instagram per poter partecipare, quindi andate a seguirmi anche lì se volete rimanere sempre aggiornati su tutto ciò che circonda i miei vari canali, ma soprattutto avere anche la possibilità di partecipare a questi contenuti. Detto ciò, iniziamo subito con i vostri riepiloghi, visto che sono stati rilasciati da pochissimo. Allora, iniziamo con Diucchettino. Come vedete qua c'è uno schema generale, ovvero ore guardate, 940 nel suo caso, giorni in cui ci hai fatto visita, quindi 340 1 su 365 sono tanti, 35.600 messaggi mandati. Vediamo che ha 714 ore guardate su 940 su di me. Damn bro, 714 ore sono tantissime. Io voglio fare una cosa ragazzi, adesso chi mi stupirà, ovviamente nel mio caso specifico, quindi che ha guardato per lo più me o comunque che mi ha guardato per un tot di ore elevato, ad esempio come Diucchettino, vi farò silenziosamente, solo per chi sta guardando questo video, VIP sul mio profilo Twitch, subito, subito. Diucchettino in questo caso è già VIP, quindi vabbè, lui l'avrei fatto. 714 ore sono tante. Ho visto Lollo, mi stavo soffocando. Poi abbiamo Lollo, abbiamo Andrea, Emerald e Blur. Blur penso ci sarà spesso. Qua ci sono anche le categorie, ma io mi voglio concentrare principalmente su quanto siete attivi sulla piattaforma e quali sono i vostri stream preferiti. Quindi Diucchettino, grazie mille per aver partecipato tantissimo alle mie live. Poi abbiamo Val Trentinax, 896 ore guardate, di cui 528 me, Space Valley, poi Frank, Lollo e Hurtone. Ok, vabbè, molto molto bilanciato. Più della metà delle ore le hai passate nella mia live. Ti ringrazio tantissimo, Vale, gentilissima. Poi abbiamo Marti, 3650 ore. 3650 ore, 359 giorni. Ecco cavolo, 1000 ore, ma muschio. 300. Oh, sono almeno un secondo, godo. 343 ore. 329 per Gianmarco Tumblr. 286 ore per Lollo. E Saidonia 238. Lei è una super appassionata, credo, della piattaforma, visto che ci lavora anche, quindi capite. Poi abbiamo Rando. Abbiamo 460 ore, guardate, di cui 390 solo sul mio canale. Cavolo, sono tantissime. Praticamente penso sia il 90%, forse leggermente di meno. Adesso ho dato un numero a caso, però è tanto, perché poi 14 ore Gianmarco, eccetera eccetera. Beh sì, sono tante ore. Comunque 268 giorni sulla piattaforma, quindi un'ottima cifra, dai. Anche perché poi vedrete, ci saranno persone di più, persone di meno, eccetera eccetera. 536 ore guardate. In prima posizione ci sono io con 275 ore, 205 Leu e 27 LOL, e poi quarto Ale. Abbiamo 536 ore totali, mi pare di averlo già visto, 180 giorni, quindi metà anno preciso passato su Twitch. Un giorno sì, un giorno no, semplicemente in media. E avanti, abbiamo Flavio. Flavio non ha passato tantissime ore sulla piattaforma, però su 45 e 31 l'ha passate nella mia chat. 6 da Lollo e 2 da Ferre. 100 giorni, 100 giorni comunque non sono pochi. Passa tante volte, magari una volta ogni 3 giorni in media, però passa pochissimo. Cioè passa poche ore, quindi tipo mezz'oretta al giorno si fa ogni 3 giorni. Ci sta. Poi abbiamo Lovely Lulu, 77 ore, di cui 67 Leu, e sta cosa vedrete poi nel corso di questo video quanto Leu fosse, dico fosse perché non fa più live su Twitch ma le fa su YouTube, ma quanto è estremamente forte, e che nonostante lui abbia smesso di fare live ad agosto ancora è estremamente presente a livello di statistiche sulla piattaforma, veramente troppo forte. Qui tra l'altro abbiamo 67 ore per me, cioè per Leu, e 9 ore per me. Letteralmente lei, penso sia una ragazza, ha passato su Twitch grazie a me e Leu, letteralmente in questo caso. Assurdo, questa cosa è assurda. Oh, ma che stai aspettando? Più del 70% di voi non è iscritto. Iscriviti prima che ti vengo a cercare. Poi abbiamo Erika con 266 ore, 175 minuti, 175 giorni, 201 ore delle 266 per Xiao, 26 per me, 12 per Leo, vedete, 9 per Lollo, 5 per Yumi. Ok, ci sta. Abbiamo Sophie. Sophie, 447 ore guardate, di cui 141 giorni, di cui 254 nel mio canale, 108 Leo,
Zeu, 43 Manu, 8G e 5 Mamuschio. Cioè 3 Mamuschio, ok, 5 dalla posizione, ho letto. Ok, ma a parte Marti che già subito mi ha stupito in modo incredibile, è interessante secondo me questo video. Oltre per una mia curiosità, voglio vedere cosa guardate di solito sulla piattaforma. E poi effettivamente ci sono anche le categorie che non sono da dimenticare, però il discorso è che verrebbe un video estremamente lungo. Oltre a vedere appunto per una mia curiosità quello che guardate, mi interessa anche capire quanto siete presenti sulla piattaforma. Poi abbiamo Asia con 896, di cui 655 per l'EU, assurdo, 278 giorni, seconda posizione io con 117, poi G42, Seacross 18 e LOL con 16 ore. Ragazzi, se ci metto un po' a leggere i numeri, perché io lo vedo piccolissimo e sto diventando cieco, letteralmente. Dani ha passato 38 ore sulla piattaforma, 24 i giorni, 18 ore sul mio canale, 13 LOL e 2 Grimbaud. Ok. Poi abbiamo, ecco, questi come lo leggo? Mi devo entrare dentro lo schermo. Fra, 105 ore, di cui 42 mie, 26 Leu, 21 Lollo, 5 o 6 Kasumi e 2 Riccardo Dose. Non si leggeva niente, vabbè. Poi abbiamo Marianna, 20... Ah, mamma mia, che bello questo screen. Marianna, 29 ore, 53 giorni sulla piattaforma. Dicevo che bello perché ci siamo solo noi del trio. Leu, 16 ore, io 7 ore e Lollo 5 ore. Bellissimo! Bellissimo, penso che ne vedremo, ecco, stavo dicendo, penso che ne vedremo parecchi in questo modo. Adesso abbiamo Noemi con 37 ore, 46 giorni, Lollo primo 16 ore, io secondo 8 ore e Leo terzo 5 ore. Anche qui solo il trio. Niente, neanche a dirlo ragazzi, è partita una streak incredibile. Ceci, 86 ore, 90 giorni, 57 ore nella mia chat, 17 in quella di Leo, bello il 17, e 11 in quella di Lollo. Anche qua solo il trio e io godo. Poi abbiamo Frenchy, 581 ore, di cui 288 nella chat di Leo. Sì, 288, mi sembrava un 268. 171 nella mia, 55 Mamuschio, 25 ore Blur e 18 ore in quella di Lollo. 315 giorni, quindi è molto partecipe a livello di giorni durante l'anno. A livello di ore c'è, però c'è di meglio. C'è chi ha partecipato anche di più, perché ci sta comunque a fare quel saltino, perché immagino che comunque, giusto, piccola parentesi, sarete sicuramente impegnatissimi. Infatti molti di voi mi dicono spesso: Nico, scusa se non sono venuto l'altro giorno, se non sono potuto passare, scusa se rimango poco. Ragazzi, la live comunque in generale deve essere un vostro passatempo che potete permettervi di guardare nel momento tale in cui non avete altri impegni. Vi dovete rilassare quando siete in live, quindi ci sta che a volte non riusciate a passare per X motivi, ragazzi, quindi tranquillissimi. Andiamo avanti. Abbiamo Pesce con 199 ore, 134 giorni, 94 ore nella mia chat, 41 ore nella chat di... Non reggo bene, ragazzi, non si legge bene. Avete fatto lo screen allo screen. 30 ore da Leo, 10 da Jake e 5 da Dani. Ok, va bene, ok. Qua si legge, ok, qua si legge. Ok, Gaia è una frequentatrice incredibile della piattaforma. 2000 ore, 356 giorni. Ecco, vi dicevo la differenza. Lei è una che è spesso presente, quasi sempre in realtà, 356 giorni. E in più guarda molto le live. Infatti ha 839 ore da Leu, 579 da me e 565 da Lollo. Poi 18 ore da Sazu e 5 da Billy. Gaia molto molto forte. Vediamo un po' che abbiamo qui. Stefi con 117 ore da me, 6 da Leu, 4 da Ferre, 2 da Lollo e 2 da Xiao. 140 ore, 95 giorni differenti. 140 ore, 117 è tantissimo, eh. Ok. Abbiamo Lepre con 270 ore, 130 giorni differenti. Wow. Letteralmente lei entra sulla piattaforma quasi solo per me. Ragazzi, sta cosa è assurda. 270 ore, di cui 267 solo nella mia chat. Mamma mia, ragazzi, vi voglio troppo bene. Cioè, siete troppo forti. Stelix, 303 ore, 154 giorni differenti. 195 da Leu, 37 da me, da Lollo, 22 da me, 19 da Blur e 18 da Mamuschio. Ok, anche lei è molto frequente sulla piattaforma. Abbiamo Yun con 1370 ore. Anche queste sono tante. Tra l'altro su 280 giorni. Quindi rispetto ad alcuni è meno presente sulla piattaforma, ma quando c'è guarda molto le live. Ottimo, 470 ore da Babalusi, 338 da Leu, 186 da Lollo, 155 da me e 63 dal Maestro. Ok, andiamo avanti. Rebecca, 202 ore, 97 giorni, 98 ore da me, 76 da Leu, 8 da Nervi, 8 da Lollo, 8 da Ant. Non riesco a leggerlo bene. Ok, ok, molto interessante. Ecco, bellissimo anche questa di Sara. 140 ore, 84 giorni differenti, 90 ore da Leu, 26 da me e 22 da Lollo. Anche lei solo per il trio. Ehi, hey,
io godo. No, scherzo. Però è bellissimo questa cosa che quando ti circondi magari di persone che amano questo mondo, con i quali magari riesci a collaborare e a far capire anche a chi guarda magari solo una persona, è un discorso molto grande. Ma apprezzo molto che quando magari non ci sia io, guardate qualcun altro, soprattutto i miei amici. Quindi questa è una cosa molto molto bella e mi piace che il nostro gruppo sia così forte. Mi fa davvero un sacco piacere e mi fa un sacco godere, perché vuol dire che stiamo facendo bene il nostro lavoro. Comunque, Desti, 83 ore di cui 110 in giorni differenti, 42 ore da me, 16 da Leu, o 18 non leggo bene, 12 da Blur, 3 da Lollo e 1 da Mamuschio. Ok, poi abbiamo Toppe, 52 ore guardate in 87 giorni, 20 da me, 20 da Leu, 2 da Stormi, 2 dal Maestro e 1 da Lollo. Ok, allora abbiamo Lolli, che ha passato 293 ore sulla piattaforma in 108 giorni, di cui 284 nella mia chat. Cioè, alcuni di voi hanno passato praticamente il tempo sulla piattaforma solo nella mia chat o comunque in quella dei miei amici. È assurda sta cosa. Vi voglio davvero troppo bene, cavolo. Poi abbiamo Lucky, 833 ore su 243 giorni, 518 solo da me, 190 da Lollo, poi ce ne sono 29 da Leo. Ok, siamo spesso condivisi. Patti, un'altra che condivide il proprio tempo col trio, 298 ore guardate, di cui 174 giorni, 260 ore su 298 da me, 21 ore da Lollo e 2 ore da Leo. Ovviamente io non ho specificato una cosa, ma è normale che la maggior parte delle persone che ha mandato, diciamo, questo screen per questo video, è normale che abbia almeno nella top 3 me, anche se io ho specificato su Instagram. Ragazzi, non vi fate problemi, anche se io non sono presente nella vostra top 3, nella vostra top 5, mandatemelo, io sono curioso di vedere chi guardate di solito, quanto guardate, eccetera eccetera. Non vi fate problemi se non sono lì primo nella vostra classifica, tranquillissimi. Adesso vedremo se appunto mi stupiranno, per me non è una cosa negativa, ma mi stupiranno con una classifica dove non sono presente, sono curioso. Comunque abbiamo Marzia con 485 ore in 196 giorni, Leo 265 ore, 90 da Fortu, 72 da me, 16 da Lollo e 7 da Kai. Forse è la prima raga, cioè la prima persona con delle ore in watch time, forse a qualcuno dell'estero, non lo so, non ne sono sicuro, non mi ricordo onestamente. Poi abbiamo Valeria con 720 ore in 327 giorni, 327 ore la passate a me. Bellissima sta cosa, perché 327 giorni in totale, 327 ore passate a me, praticamente ha passato un'ora al giorno di quando lei è stata presente sulla piattaforma nella mia chat. Poi abbiamo Wasa, questo non lo conosco ragazzi onestamente. Poi Lollo, ok, ok, però 720 ore sono considerevoli. Ma aspetta, ma l'ho già visto questo, o sbaglio? Sì, vabbè, andiamo avanti. Abbiamo Steph con 97 ore, 53 giorni differenti, 77 ore del 97 passate nella mia chat, 11 da Leu, 6 da Lucky, da Lucky, un'ora da Madison Beer. Vabbè, saranno queste, vabbè. Ok, poi abbiamo Anita, 667 ore, 646 passate da me. Sono tantissime ragazzi, eh. Anche lei per esempio è già VIP, quindi non posso metterle il VIP. Ok, andiamo avanti. Abbiamo Angelo con Echo. Ragazzi, 1110 ore in 282 giorni, su 1110 ore, 1048 nella mia chat. Wow, 12 da Lollo, 10 da Leo, 6 da Gianmarco e 2 da Marinoschi Lesgoschi. Wow, ragazzi, per fortuna abbiamo il nome qui. Ora facciamo una cosa. Si va nella mia chat e si fa slash VIP it's Angelo Altamura 17 e si invia. Ragazzi, GG per Angelo, meritatissimo. Più di 1000 ore passate nella mia chat, senza senso. Andiamo avanti che magari becchiamo qualcun altro, eh? Qualcun altro meritevole in questo modo del VIP. Andiamo avanti. Abbiamo Ale con 429 ore passate in totale in 166 giorni e ha passato 403 ore nella mia chat, 8 da Lollo, 7 da Ayrton, 4 da Drama e 1 da ASAP. Wow, tantissime ore anche lei. Abbiamo Sara, che come ci specifica lei, mi sono persa alla fine dell'anno, lei era molto partecipe alle mie live. Infatti se non avesse, tra virgolette, adesso se sta guardando questo video magari, no, scusami, però se avesse continuato a guardare con quel ritmo in cui guardava le live, sicuramente anche a lei avrei in questo momento dato il VIP. Non lo dico come così impari, però era meritevole di questa ricompensa, che poi non è che è una ricompensa che vi cambia la vita, però so che a molti, soprattutto di quelli che partecipano spesso le mie live, farebbe piacere, perché dà dei vantaggi che adesso non vi sto qua a dire, però dà dei vantaggi. In ogni caso, su 144 ore, 138 passate da me, sono tante. Poi, il secondo account, va bene, ok. Ragazzi, ma dice 86 ore guardate, 400...
Questa cosa è strana. Vabbè, comunque. Poi abbiamo Silvia con 71 ore guardate, di cui 64 me, in 56 giorni diversi. Ok, anche lei praticamente, non dico che apra la piattaforma solo per me, ma più o meno. Poi abbiamo Yay, 36 ore, non sono tantissime. Tra l'altro in 142 giorni vuol dire che passa pochissimo in live. Cioè quando passa, che già è una cosa rara, passa pochissimo in live. Infatti su 36 ore solo, tra virgolette, solo 21. Cioè 36 ore sono poche. Yay, sono poche. Yay, passa di più. Scherzo, scherzo. Comunque poi abbiamo Sara con 102 ore, 132 giorni diversi, e ha passato, ecco, vedete, questo mi va bene perché è la realtà, non, ha passato 72 ore da Giamma. Non so chi sia onestamente, ma non è importante questa cosa, però è questo proprio, vedete, la curiosità di capire cosa guardate al di fuori da quello che conosco io, comunque mi è abituale vedere. Poi 12 da Leo, 9 da Lollo e 4 da me, ci sta. Poi giusto, c'ha due account Yay, esattamente, 218 ore ne ha passate, in 133 giorni ne ha passate 151 da me, 12 da Soji, 8 da Samu e 7 da Dario. Ok, ok, si è ripreso JG, eh. Poi andiamo avanti, Gaia, 210 ore di cui 150 da Leo, 34 da me, 11 da Lollo. Anzi, non riesco neanche a leggere. Perché fate lo screen dello screen? Bastava fare condividi. Ecco, guarda come si vede bene così. Astone, 644 ore. Ecco, vedi, lui le ha splittate molto, diciamo, bene. Cioè, lui ha guardato molte persone, perché 226 e 212 e 100. Qui abbiamo praticamente quasi 600 ore. E poi ci sono tanti altri canali piccolini, che, cioè, non piccolini, tanti altri canali che ha guardato poco. Quindi è uno che partecipa spesso alla piattaforma. Infatti 256 ore, cioè giorni, sono tanti. Andiamo avanti. Abbiamo Ale con 836 ore, di cui 679 a me. Questo è tantissimo, ragazzi. Anche lei è già VIP. Ho un lapsus un attimo strano, ma mi pare sia già VIP. Lei, anzi, anche avrebbe potuto comunque magari prenderlo. Vediamo, ma mi pare sia già VIP. Poi abbiamo Leo, 130 ore. Lollo, 6 ore. Manu, 5. E il maestro, non ho visto. 2. Ho chiuso senza guardare. Gaia! Mamma mia! Ma Gaia è già VIP o sbaglio? 999 ore, 988 da me. E una da Leo. Però non tornano i conti così. Porco cazzo, devo controllare se è VIP. VIP Gaia 25.0. È giunto Gaia, non era VIP. Godo. Buono, un altro VIP. Proseguiamo. Grazie mille comunque anche a te, Gaia. Gentilissima. 900 e passa ore sono tantissime. E poi praticamente 900. Perché dopo vedrete anche il mio di riepilogo. 900 e passa ore, ragazzi, sono quello che praticamente ho streamato. Ma dopo vedrete. Abbiamo Gabri con 54 ore. Adesso andiamo un po' più veloci. Quindi da adesso in poi guarderò al volo io le vostre statistiche. Ma mi concentrerò principalmente a vedere dove è, per esempio, la mia posizione. Quindi 109 ore guardate, di cui 54 su di me. Alessia, 98 ore guardate. Godo, che qua abbiamo solo il trio. E 4 ore guardate su di me. Giusy, 31 ore, di cui 15, la metà del suo tempo passato su Twitch a guardare me e l'altra metà praticamente Leo. Abbiamo Giusy due volte. Vabbè, Giusy, vabbè, Eia, 476 ore, 326 da Leo, 99 da me e 6 da Lollo. Ecco, mi concentrerò magari su noi tre, che è meglio. Eli, 1120 ore, non sono poche, di cui 731 da Leo, 360 da me, 14 da Lollo. Fortissima anche Eli, è super presente, supporta veramente un sacco, tra l'altro. 327 ore per Tiziana, 201 da me, 24 da Lollo, 19 da Leo. Sono tante comunque, anche 300 ore, se ci penso a guardare, sono davvero davvero tante. Poi abbiamo Sterlina, 235 ore, cioè 440 ore, di cui 235 da me. Cavolo, sono tanti anche questi. 65 ore per Deni, di cui 39 me, 20 da Leo e 4 da Lollo e Godo. Qui sempre il trio comanda. Allora, non so se si vede bene perché è uno screen dello screen, maledetto minchios. 2070 ore, di cui 2034 da me. 201.000 messaggi. Se non fosse già mod, gli avrei messo ovviamente il VIP, ragazzi. 2000 ore. Ma com'è possibile? Ma io ho streamato meno di 2000 ore. Aspetta, non capi. Aspetta, devo controllare. Ma io ho streamato meno di 2000 ore. Ma di quando è? Di tutta la sua vita? Il riepilogo? Ma ragazzi, come è possibile sta cosa? Vabbè, dopo vediamo. Poi abbiamo Giorgina con 826 ore, 473 da Leo. Pare sia un 473, 174 da me. Ok, Joe. Anzi, perché si chiama Joe e poi qualche... Vabbè, Chiara, 307 ore. Guardate, tra l'altro qui c'è la foto con me, Leo al Games Week, con lei ovviamente Godo. 307 ore, lei only trio. 179 ore da me, 96 da Leo e 28 da Lollo. Mi sa che siamo arrivati alla fine praticamente. Auri con 39 ore, 31 da Lollo e 6 da me, Godo. Abbiamo Bella Bionda, ballo con te, 51 ore da Leo e 4 da me su 57. Ali, che è l'ultima attualmente, ma comunque se state vedendo questo video potete continuare a mandare le vostre, non candidature, i vostri riepiloghi, perché li guarderò
però. Meme, 338 ore, di cui 84 da Leu, 58 da me, Luke 37, Lollo 20, Blur 11. Tanta tanta roba. Ora però andiamo su Twitch, perché andiamo a vedere quello che è il mio di riepilogo, sia da streamer che da spettatore. Andiamo. Signori, eccoci qua su Twitch. Andiamo a vedere quello che è il mio riepilogo prima da streamer, e poi andiamo a vedere ovviamente quello da spettatore. Questo qui è quello da streamer. Ecco, ma ragazzi, ma io ho streamato 1151 ore. Com'è possibile che le persone mi abbiano guardato per 2000 e passa ore? C'è qualcosa che... Vabbè, andiamo avanti. 1151 ore. Streaming totali 283. Giorni di streaming 257. Ok, quindi ho streamato, non dico quasi tutti i giorni, ma più o meno. Ore guardate 170.000. Wow, ok. Poi qua abbiamo categorie principali dell'anno. Miglior 10%, 4 chiacchi. Ma com'è possibile che Fortnite sia secondo? Beh, effettivamente ha senso, perché io ho streamato molti giochi e pochi ne ho streamati spesso. Infatti, in classifica ci sono supermarket che ho streamato un po' di più. Strano che io abbia streamato di più Brawl rispetto magari al negozio di carte. Però questi sono stati Eurotrack, godo. I miei giochi più streamati, comunque le mie categorie più streamate. Streaming più visto dell'anno. Ah, giustamente 1390 spettatori. Madonna, ragazzi, eravate tantissimi. Abbiamo poi 2.300.000 messaggi inviati. Queste sono le migliori emote con gli utilizzi. Nico con il pesciolino e pesce secco, con i cuoricini 780.000 volte. Complimenti. E poi ci sono anche le altre. I tuoi principali fan. Ah, e questa è bella. Questa schermata è bella. Abbiamo Michelangelo, che non mi ha mandato il suo riepilogo, maledetto, però è sempre presente. Abbiamo Rocco, che mi segue ormai da 47 anni, mi segue anche in casa ormai. No, non è vera questa cosa. Abbiamo Lotz. Ecco, questa cosa è interessante, perché ci sono molte persone che, vedete, mi guardano ma non scrivono mai. E io adesso scopro, a meno che Twitch non si è buggato, che lui, credo sia un lui, ma comunque lui o lei è indifferente, mi ha guardato molto, in teoria. Poi abbiamo Gaia, che abbiamo fatto VIP. Abbiamo Sara, abbiamo Alessia, Angelo, che abbiamo fatto VIP. Fede, ecco, Fede è vero, è sempre presente. Peccato che non mi abbia mandato il suo riepilogo, però potenzialmente, soprattutto perché è qua i tuoi principali fan dell'anno, probabilmente avrei fatto VIP anche lei, perché dovrebbe essere una ragazza, se non sbaglio. E poi abbiamo Minchios, che ha il superpotere di poter guardare il doppio. Cioè lui guarda in 0,5, ha guardato il doppio delle ore. Non si sa come, a meno che non... No, non so come sia possibile. Numero di collaborazioni, non ne ho fatte praticamente per niente. Ah beh, sono le persone con i quali ho fatto il salottino durante l'estate. Raid ricevuti 69, certo. Abbiamo chi ti ha inviato più raid, Lollo 5, Alex 4 e Snow 4. Raid inviati io non ne faccio quasi mai, anche perché chiudo e quando chiudo non c'è quasi mai nessuno in live. Clip dell'anno, clip create su di te 739, autore di clip 114 differenti. Nuovi follower 34.400, nuovi abbonati quasi 3.800, 300 hype train, quindi uno al giorno. Anzi, considerando che ho streamato meno di 300 giorni, di 300 giorni, praticamente più di uno al live. Wow. Punti spesi su tutto il canale 47.000. Eccoci qua. Tutti lì che sono lì, dai, spendi, fai scommesse, dai. Ecco, questo è il mio riepilogo. Mi sa che guarderò direttamente così quello da streamer, cioè da spettatore, anche perché sì, ha senso, l'ho guardato così il vostro. Quindi queste sono le mie statistiche da streamer, e per questo ragazzi io davvero vi ringrazio tantissimo, voglio un sacco bene per il mega supporto che mi avete dato. Spero di potervi rendere felice e di non deludervi durante tutto il 2025. Cercherò di impegnarmi il più possibile, di fare sempre meglio, di darvi contenuti e intrattenimento sempre migliore, perché io vedo questo mondo, per le live, per i video, lo vedo come un mondo nel quale voi possiate entrare per stare tranquilli e senza pensieri. L'impegno mio deve essere questo, farvi stare tranquilli senza pensieri e soprattutto farvi ridere, che è il mio obiettivo della vita letteralmente. Comunque, detto ciò, andiamo a vedere quello che è il mio riepilogo da spettatore, che io in realtà guardo molto Twitch, solo che facendo anche live spesso non ho tempo, perché faccio live, faccio video, quindi non ho moltissimo tempo per stare sulla piattaforma, ma vedrete che comunque sono molto partecipe, perché 1263 ore. Io ragazzi, praticamente ogni giorno ho aperto Twitch, tranne quando proprio non potevo, perché giustamente non potevo, ma praticamente ogni giorno ho aperto Twitch. Assurdo. Anche che c'è da considerare il fatto che io, come facevo, ancora non è finito un anno, quindi vabbè, comunque sì, praticamente ogni giorno l'ho aperto. Queste sono le categorie che ho visto di più, che sono tra virgolette affine a quelle che ho streamato, tranne Minecraft e GTA. GTA non l'ho mai streamato quest'anno, forse tipo un paio di volte, mentre Minecraft qualche volta sì, ma ovviamente non rientrava nella mia top. Poi i tuoi streamer preferiti? Certo, siamo Lollo. Soprattutto ora che ha ricominciato a fare live pomeridiane, e il tempo in cui passo me lo tengo lì in sottofondo mentre faccio altre robe di lavoro o non, me lo tengo lì e me lo guardo ben volentieri. Ma non perché è proprio mio amico, ma perché mi rilassa molto. Cioè non solo perché è mio amico, ma perché mi rilassa molto. Poi abbiamo Blur con 139, Mamuschio con 101 ore, abbiamo Leu con 61 ore, che se non avesse smesso di far live su Twitch ad agosto, a quest'ora ovviamente sarebbe lì a giocarsela con Lollo. E poi abbiamo Dario con
con 47 ore. Ho mandato, vedete, io non mando molti messaggi, io non sono uno che scrive molto, infatti tipo da Lollo 200, da Leo 81, da Dario mai, da Gianmarco mai e da Manuccio 114, quindi è difficile che io scriva in chat, eh. Poi qua sono io, ma io non ho mai usato questi emoticon, forse questa qui l'ho usata nella mia chat, eh. Ho regalato un solo abbonamento, sono molto tirchio, però ho partecipato a 6 hype train, dai, dai. Va bene, sono stato bravo, dai, ecco, queste sono le mie statistiche, qua si capisce meglio perché è la schermata ormai alla quale siete abituati durante tutto il video, 1260 ore, di cui 200, ecco, vedete, ecco, questo qui risulta meglio, 1200 ore, quindi avrò tipo 500, ne manca, per farvi capire quante persone diverse io guardi, mancano 700 ore sul totale, quindi sono un usufruitore della piattaforma in modo estremo, mi piace guardare tutto, tutti, e apprendere da tutti, ma soprattutto godermi tutti, quindi sono molto contento di questi riepiloghi, spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse mi raccomando lasciate un bel like, iscrivetevi se siete nuovi, attivate la campanellina e da lunedì a sabato alle ore 21 vi aspetto a proposito in live su Twitch, quindi grazie mille a chi passerà e chi ha reso incredibile quest'anno e chi renderà ancora più incredibile il prossimo anno, vi voglio tanto bene e bella voi. Oh amico, pensavo fossi un amico, invece sei diventato un mio nemico, per colpa tua il pistolino micro.